studiando una nuova stazione piccola. A che cosa avete pensato? Allora, stiamo facendo questo progetto per riutilizzare un edificio ferroviario dismesso e questo progetto è organizzato da un'Unione Europea e riguardante pure Modena e noi vogliamo appunto ridare nuova vita a questo edificio che comunque appunto non è più utilizzato. Noi come classe abbiamo pensato a una casa studente perché qui, soprattutto a Modena, con tante università, molte facoltà, con il parco della residenza e della resistenza, siamo riusciti a capire più o meno quali sono gli interessi delle persone, dei ragazzi tra i 15 e i 25 anni, quindi abbiamo pensato a diversi progetti comunque, tipo la casa dello studente appunto, oppure una casa della musica per dare la possibilità ai ragazzi per esprimersi con modi diversi che non sono molto in uso adesso, come possiamo dire. E siamo un tot di ragazzi, siamo forse qui 15 ragazzi di diverse classi, però dello stesso istituto. Io sono molto contenta di partecipare a questo progetto perché appunto ho la possibilità di, tramite questo progetto, di esprimere e utilizzare delle competenze che ho acquisito in questi anni di scuola e di acquisirne delle altre di competenze. Poi siamo appunto dei ragazzi che in questo momento ci vediamo poco per la situazione, però cioè, per la scuola ci conosciamo poco. Questo è anche un modo per conoscerci di più, per confrontarci, per vedere quali altri argomenti sono stati fatti nelle altre classi. È un modo molto utile per socializzare ed è un progetto tutto basato sulla non sulla competizione ma sulla collaborazione. Il progetto è un progetto di recupero e rientra in un progetto europeo che è il progetto U-Mobile. Lo stesso progetto viene realizzato in altri paesi europei, però viene realizzato da degli studi professionali, quindi da architetti, da ingegneri, da professionisti del settore. Invece l'agenzia AMO ha ritenuto invece a Modena di rivolgersi a un istituto, al nostro istituto, e quindi a far elaborare questo progetto degli studenti. Noi abbiamo colto l'occasione in maniera piacevole, perché i ragazzi in questa maniera possono mettere in pratica alcune competenze che hanno acquisito a scuola e possono anche acquisirne delle nuove. E quindi sono coinvolti gli alunni delle classi quinte, non tutti gli alunni delle classi quinte, una parte degli alunni, quindi hanno la possibilità di collaborare tra classi diverse, e questa è una cosa molto positiva. Collaborano, adesso abbiamo già svolto in parte la prima fase che è quella del rilievo architettonico, hanno fatto il rilievo fotografico, adesso oggi completeremo questa fase di rilievo facendo un altro sopralluogo e poi procederemo con la fase progettuale. Perché l'idea che abbiamo è o fare quella che è una casa studio, è una casa dello studente, quindi gli alloggi a basso prezzo per le persone che vengono a studiare magari da fuori, in università che sono anche qua vicino. Oppure una casa della musica, ci avevamo pensato pure, cioè organizzare delle attività relative alla musica, come potrebbero essere creare una piccola studio di registrazione o anche dei corsi per imparare a suonare strumenti a corde, strumenti a fiato, cose così, che è un'idea che comunque a me piace molto. Ecco, per spiegarlo un poco agli spettatori come è funzionato questo studio, cioè che cosa avete fatto nel concreto voi ragazzi? Vi siete riuniti a distanza? Come avete prodotto? Allora, inizialmente il progetto è iniziato l'anno scorso, poi per le problematiche del Covid l'abbiamo interrotto e abbiamo iniziato con un rilievo architettonico dell'immobile, e prendendo appunto tutte le misure del caso e poi trasferendo queste misure appunto su AutoCAD per avere il progetto definitivo.